Buonasera, bentrovati. Di nuovo dopo la pausa, rispondiamo all'appello, grazie. A Volafaracci, presente. Lovera, presente. Sanna Federica, Andreis, Ventura, presente. Marcellulla, presente. Stoppa, presente. Mastegiano, Rossetto, assente. Andrometto, assente. Colucci, assente, giustifica. Gigante, assente, giustificato. La Fratta, assente. Gamba, presente. Polastri, assente, giustificato. Sanna Pietro, sì. E Montaldo, assente. Allora, abbiamo un numero legale, quindi possiamo iniziare con il secondo punto all'ordine del giorno, visto che abbiamo esaurito il primo, che è oggetto approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP, periodo 2019-2021, di 470, comma 1 del decreto legislativo numero 267-2000. Illustra la delibera il sindaco, prego. Grazie Presidente, stasera mi scuso ma ci sarò io a illustrare le delibere relative al bilancio perché l'assessore Gramorelli è assente per un viaggio programmato da tempo e quindi mi dispiace ma i consiglieri dovranno accontentarsi. Questa prima delibera in realtà è molto rapida, voi tutti sapete abbiamo discusso e approvato la nota di aggiornamento del DUP lo scorso 1° dicembre, qui c'è un ulteriore aggiornamento derivante da una delibera di giunta successiva al Consiglio che riguarda esclusivamente, si differenzia rispetto alla precedente per il calcolo dei limiti di spesa del personale, è stato riconteggiato, rettificato e a seguito di un riconteggio delle partite, naturalmente è una questione molto tecnica per cui chiedo al Consiglio di approvarla. Richieste di chiarimenti? Interventi? No? Dichiarazione di voto? No. Quindi mettiamo in votazione la delibera. Voti favorevoli alla delibera? Contrari? Astenuti? Nessuno. Dobbiamo anche dare immediata eseguibilità, quindi voti favorevoli all'immediata eseguibilità, contrari, astenuti, nessuno. Quindi la delibera viene approvata ed è immediatamente eseguibile. Punto numero 3 all'ordine del giorno, la conferma delle aliquote IMU e TASI anno 2019, lascio la parola sempre al sindaco. Grazie Presidente, il titolo già indica l'oggetto della delibera, si tratta di una conferma, quindi nonostante la possibilità che è stata data dal governo lo scorso mese di novembre di alzare le aliquote, possibilità bloccata per anni in precedenza, la scelta dell'amministrazione è stata quella di mantenere le aliquote invariate, le ricordo quindi. Con riferimento all'IMU per abitazione principale non è dovuta, è dovuta al 5 per 1000 solo per le abitazioni principali che appartengono alle categorie 1, 8 e 9, invece per le seconde case diciamo l'aliquota è al 9,1, 9 per i terreni, 9,1 per gli immobili appartenenti alla categoria D e 9,1 per gli immobili a uso sociale se non locati. Richieste di chiarimenti?
interventi. Gamba, prego. Ma mi sta bene che si dica che non aumentano, perché abbiamo avuto le notizie, perlomeno così, che ci aggiungono tutti minuto per minuto dal governo centrale, che c'è la possibilità di aumentare le tariffe. Quindi il fatto che questa amministrazione abbia scelto di non aumentarle, anche perché dico, è l'ultimo anno di questa consigliatura, però quello che non ci sta bene è il fatto che non diminuiscano. Allora, noi ci eravamo dichiarati contrari quando è stato fatto l'aumento dello 0,1 per mille dal 9 al 9,1 sui locali commerciali e in un momento successivo anche sulla categoria D. Allora, questo aumento era stato giustificato per il discorso delle videocamere agli ingressi del paese, della città, perdon, e adesso le videocamere sono state messe, non funzionano per altre ragioni, perché c'è la diatriba con il Palazzo Bella Vista, se non vado errando, per la storia dell'antenna, non lo so, c'era un progetto che prevedeva altri interventi di videocamere, oltre alle 4 che mi pare che siano state messe, per cui ritenevamo che passato quel provvedimento, che va a incidere in modo particolare sui commercianti e sui locali commerciali, si potesse togliere quello 0,1. In commissione bilancio avevo chiesto di avere il valore, purtroppo non c'è l'assessore, e di avere il valore anche di quanto erano gli introiti relativi ai fabbricati di categoria D. Vabbè, a parte che indipendentemente dalle cifre, grosso modo sappiamo che erano sui 28-30 mila euro quelli dei locali commerciali, e questa amministrazione alla fine, dopo aver aumentato di questo importo tutti i locali commerciali, dall'altra parte dà un 5 mila euro per 5 interventi di inserimento di nuovi commercianti, di nuove attività all'interno del centro storico, che praticamente dico, equivalgono poi in grosso modo alla stessa cifra. Allora, a nostro avviso non è corretto che si vadano a prendere 25-28 mila euro da parte di tutti i commercianti, perché poi è vero che non tutti i locali commerciali sono di proprietà, ci sono anche quelli che vengono dati in affitto, però grosso modo vanno comunque sempre a ripercuotersi sul commerciante. Quindi da una parte si penalizzano i commercianti e dall'altra si cerca di introdurre nuovi esercizi nel centro storico, che invece avrebbe bisogno di altri interventi per far sì che venga rivitalizzato e non mi avviso, adesso non lo so se ci sono stati delle richieste di questi 5.000 euro per i nuovi esercizi, però dico, si poteva evitare di gravare da una parte e poi dare dei benefici dall'altra, e soprattutto si poteva ritornare al 9, allo 0,9% come era prima del fatto di metterle per le videocamere. Sui fabbricati della categoria D mi sembra che sia stato un intervento assolutamente inutile, al di là delle cifre che non conosco, perché mi pare che sia sempre valida la norma che dice che il 76%
che lo 0,76 di tariffa va a favore dello Stato, quindi abbiamo aumentato per dare ulteriori introiti a livello statale e quindi non beneficiarne neanche a livello comunale. Ecco, questo è quello che ci fa dire che non ci sta bene questa delibera. Non abbiamo presentato degli emendamenti perché tanto sappiamo già come vanno a finire, perché o non vengono accettati, perché dice ci dovete dire dove in bilancio dobbiamo andare a togliere le uscite, oppure per qualche motivo di regolamento non vengono accettati. E quindi abbiamo fatto per tagliare prima e fare corto, ecco, abbiamo pensato neanche di presentarli. Resta comunque ferma la nostra contrarietà a confermare quello 0,1 in più che era stato inserito. Ecco, prego. Grazie Presidente. Il Consigliere Garba non ha fatto richieste di chiarimenti, ma qualche chiarimento credo sia doveroso dare, nel senso che una serie di affermazioni sono imprecise. La prima. Lo 0,1 dell'IMU vale circa 20.000 euro, sono 20.000 euro su una somma complessiva di quasi 2 milioni di euro. Questo è un impegno che ci eravamo presi qualche anno fa con i cittadini di introdurre questa aliquota dello 0,1 ulteriori per installare telecamere. L'importo complessivo dell'intervento è di circa 150.000 euro, di questi 150.000 euro noi abbiamo appaltato ed eseguito il primo lotto che è di poco più della metà, quindi c'è ancora un secondo lotto già progettato e quindi queste somme che stiamo accantonando saranno destinate, così come l'impegno che ci si era presi, saranno destinate ad arrivare a questo importo complessivo di 150.000 euro. Non credo sia corretto parlare solo di locali commerciali, nel senso che nelle seconde case ci sono tutte le case, ad esempio condotte in locazione, eccetera. Quindi, e comunque stiamo parlando di una cifra molto piccola, 20.000 euro rispetto a 2 milioni di euro di entrata complessiva. E anche secondo me non è neanche corretto dire che l'aumento va a beneficio dello Stato, in quanto, come ricorderete, lo ricordo anche a lei consigliere Gamba, lo 0,76, cioè l'aliquota base, è divisa tra Stato e ente locale, ma tutta la parte superiore è esclusivamente dell'ente locale, quindi da 7,6 al 9,1 è esclusivamente comunale. Quindi anche qualora la prossima amministrazione dovesse decidere di alzare il 9,1 e arrivare fino al 10,6, che è l'aliquota massima consentita, questo andrebbe esclusivamente a vantaggio dell'ente locale. Tant'è che molti comuni, anche adiacenti al nostro, hanno l'aliquota massima da anni, ormai che 10,6. Gli interventi a favore del commercio nulla hanno a che fare con l'IMU e stiamo parlando appunto di 25.000 euro rispetto, lo ricordo per la terza volta, rispetto a una entrata comunale di circa 2 milioni di euro. Quindi questo scandalo e questa condizione rispetto agli interventi sul commercio non la vedo, per cui riterrei insomma che queste sono scelte più che legittime. Dopodiché sono anche curiosa fra pochi mesi di leggere i programmi elettorali e di vedere quali sono le proposte sul commercio che anche le vostre forze politiche sosterranno e come le finanzieranno. Altri interventi? No. Dichiarazione di voto? Gamba? Praticamente la dichiarazione di voto l'avevo già fatta prima, è vero che era stato preso l'impegno con la popolazione di mettere le telecamere perché c'erano dei problemi di sicurezza e così via, anche se poi vengono negati, ma non era l'impegno comunque di mettere le telecamere con un incremento dell'IMU, perché il fatto che comunque ci sia stato l'incremento dell'IMU era stato istituito con quello scopo, è vero, ma la popolazione non chiedeva l'incremento dell'IMU. Lo zero, poi, che gli interventi sul commercio
non abbiano a che vedere con l'IMU, d'accordo, però è comunque una compensazione che avviene nel nostro bilancio, dove quasi come se fosse la sottoscrizione di una lotteria, no? Al di là delle cifre che non so quali siano suddivise tra seconde case, locali commerciali e così via, dico, però da una parte si prende un po' a tutti quanti per darlo poi a cinque interventi che a nostro avviso non sono esaustivi, quei 5.000 euro, per cambiare le condizioni del commercio come richiesto dai commercianti e anche a nostro avviso. Il discorso dello 0,76 è vero, dico, se la possibilità fosse di andare di metterla anche doppia, dico, chiaramente crescerebbe la parte a favore del comune. Sta di fatto che oggi c'è lo 0,76 e c'è il 9, era il 9, adesso il 9,1, quindi la parte per il comune è inferiore rispetto a quella che va allo Stato, solo per precisazione. Comunque ribadisco il nostro voto contrario. Dichiarazione di voto, Ventura. Sì, grazie Presidente. No, io volevo soltanto ricordare che questo incremento di 0,1 non è così una volontà così della maggioranza tanto per, ma ricordo di ricordare che circa 4 anni fa vivevamo un periodo dove ogni giorno c'erano praticamente degli atti di furti nel nostro paese. E è vero che i cittadini non chiedevano l'aumento, ma chiedevano comunque sicurezza, chiedevano in qualche modo l'installazione di telecamere per cercare di dissuadere questi eventi. In quel periodo storico la soluzione che l'amministrazione ha avuto così modo di intraprendere è quella di installare delle telecamere, ma in quel momento chiaramente le nostre finanze non ci permettevano questa spesa. La spesa l'abbiamo praticamente intravista innalzando questo 0,1, non 1%, questo 0,1 rispetto appunto al totale di 2 milioni di euro, come diceva prima il sindaco, che ci sembra veramente irrisoria se questo ne beneficiano poi la sicurezza di tutti i cittadini. Io mi auguro appunto che l'installazione di questi, non 4 telecamere, ma queste telecamere che sono ai 4 varchi della città possono entrare in funzione il più presto possibile e di conseguenza anche ultimare il secondo lotto. Detto ciò, noi votiamo favorevolmente a questa delibera. Altre dichiarazioni di voto? Ok, perché qui sono due. Quindi mettiamo in votazione, voti favorevoli, contrari, astenuti. Non abbiamo immediata eseguita, quindi la delibera è approvata. Chiedo ai consiglieri di mettere in votazione la sospensione perché il sindaco ha un problema personale, quindi mi chiede di convocare la capigruppo. Voti favorevoli alla sospensione? Contrari, astenuti, nessuno? Prego il capigruppo di venire qui. Thank you.
Roberta Maria Malaparacci assente, Lovera Fulvio presente, Sanna Federica presente, Andrei Luigi, Ventura Calogero presente, Barcellura Dino presente, Stoppa Angelo presente, Astegiano Luciano presente, Rossetto Marina presente, Androetta Adriano assente, Corucci Francesco assente giustificato, Gigante Marcello assente giustificato, La Fratta Rosella presente, Gamba Claudio presente, Polasti Stefano assente giustificato, Sanna Pietro sì, Montaldo Silvia assente. Allora riprendiamo la seduta, abbiamo dovuto interrompere perché per un problema personale è capitato al sindaco che ha dovuto assentarsi, si scusa ovviamente con tutti, però appunto credo che anche capigruppo insomma abbiano capito la situazione. Riprendiamo questo punto dal terzo punto, no, dal quarto punto all'ordine del giorno, dal titolo Imposta unica comunale IUC, componente TARI, tassa sui rifiuti, approvazione piano finanziario e aliquote anno 2019. Lascio la parola al vice sindaco Mola, grazie. Sì, grazie Presidente, con questa delibera si approva appunto il piano finanziario del governo per il 2019 con l'approvazione delle tariffe e la suddivisione tra costi fissi e variabili con la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche. La delibera è stata discussa nella Commissione Bilancio e il piano finanziario risulta praticamente invariato rispetto al 2018, quindi si delibera questa ripartizione con i vari allegati alla delibera. Grazie. Ci sono delle richieste di chiarimenti? Gamba, prego. Ci eravamo trovati in Commissione Bilancio con
l'assessore Calmolelli, che purtroppo questa sera anche lui non c'è, e non avevamo avuto modo di vedere dettagliatamente il piano finanziario, perché ci aveva detto che gli uffici ci stavano ancora lavorando, tant'è vero che io gli avevo rubato una copia del grosso pagellone dove c'è tutto il dettaglio, e boh, però a questo punto dico, rinuncio a chiedere dei chiarimenti, perché non lo so, ci sarebbe anche la responsabile dei tributi che li potrebbe dare. L'unica vabbè, non lo dico poi nell'intervento dopo, va bene. Quindi non ci sono chiarimenti? No, nel caso la dottoressa Rivetti qua risponde, quindi. No. Okay. Non ci sono altre richieste? Interventi. Chi vuole intervenire? Gamba, prego. Io purtroppo dico, sono in una situazione difficile, perché essendoci poca minoranza, dico, voi numericamente siete avvantaggiati, e quindi alla fine dico, le risposte, se non mi vengono dall'assessore o dal sindaco, mi arrivano dai consiglieri, e quindi quello che volevo dire praticamente l'avevo già iniziato nell'intervento precedente. Diciamo che c'è stata una sottovalutazione da parte dell'amministrazione di quanto si sta discutendo sia sull'approvazione del piano finanziario che per quanto riguarda le aliquote. In commissione bilancio, per chi c'era, mi pare di ricordare che l'assessore aveva aperto con il fatto di dire, ah, abbiamo mantenuto le stesse aliquote dell'anno scorso, e io ho ribattuto dicendo, ah, speravo che invece fossero diminuite. Ma in questo dico, perché? Perché il servizio, secondo la legge di bilancio, indipendentemente dai governi che ci possano essere, le aliquote e quindi l'incasso dai cittadini deve andare a coprire il servizio, e ovviamente il servizio non è stato ridotto, non so, oltre a quello che può essere l'intervento di carattere finanziario che possono fare gli uffici nella persona della dottoressa Rivetto, che è anche presente, dico, però ci andrebbe un lavorio molto più complesso con il COVAR, per fare in maniera che questo servizio venga a costare di meno e poter fare in maniera che le tariffe diminuiscano. Qualcuno mi aveva anche chiesto e come, e avevo anche fatto degli esempi di come si potrebbe agire sui percorsi del COVAR per la raccolta e così via, che non sto qui a discutere. Fatto sta che su questo settore ritengo che l'amministrazione Aldo, rispetto al primo mandato dei primi 5 anni, abbia un po' nella seconda parte nella seconda consigliatura abbia un po' abbassato le armi, nel senso che nell'altra consigliatura si era istituita una consulta per dei cittadini per i rifiuti su istanze di un comitato cittadino, in principal modo da parte del suo presidente, e che aveva visto dei rappresentanti di quel comitato e dei rappresentanti dei cittadini. Questa consigliatura è passata, siamo alla fine, senza che quella consulta sia stata istituita. E ci sono comunque dei cittadini che avrebbero partecipato molto volentieri e che avrebbero anche potuto dare una mano, nel senso che dicevo prima, nei confronti dell'amministrazione. E invece ci accontentiamo di dire le tariffe non vengono aumentate, senza andare poi nei dettagli e vedere quello che è veramente il piano finanziario,
sicuramente gli uffici col COVAR avranno fatto un ottimo lavoro, non lo metto in dubbio, però da parte dell'amministrazione, dico, forse un qualcosa di più si poteva fare. Altri interventi? No. Dichiarazione di voto? No, vuole fare intervento? Prego, prego. Se no può farlo, eh? Non ho ancora chiuso. Prego. Prego, Santi. Allora, siccome un tempo abbiamo stabilito, una giunta di cui facevo parte, avevamo stabilito una percentuale per quelli che portano l'umido in campagna, agli orti, spiegando. E avevamo stabilito l'1%, l'1 per mille. A me mi sembra molto poco, dato che questo ai suoi tempi costava 900 euro a tonnellata, questo lì, la, come si chiama, il rifiuto di pasti. Quindi a me, a volte mi faccio 6 km per portare questo bidoncino all'orto, non è che per me, però c'è tanta gente che i rifiuti li usa sempre come una volta perché sono funzionali alla, all'età, a quello che serve agli orti, a differenza dei concimi che a volte sono quelli che sono. A me sembra che l'uno per mille sia una cosa che bisogna. Ecco, per invogliare la gente a portare via questi rifiuti, che sono molto molto importanti, non solo la carta o quest'altra cosetta che rifiutiamo, quello è un peso che costa molto. Adesso non sono aggiornato su quello che costa smaltire l'umido, quindi se c'è la possibilità di aumentare questo per invogliare la gente, io lo faccio lo stesso, non me ne prendete anche se no, perché mi hanno insegnato così da, da piccolo, che abbiamo avuto una grande discussione al momento di inserimento di quest'uno per mille, perché noi come giunta avevamo stabilito fino a 4 unità, che sarebbe la collina, che si poteva fare questo qua. Io mi sono incontrato, ho detto, se non è generale, ho detto, io non lo ho. E così, dice il sindaco Quarello, abbiamo inserito quest'uno per mille. Però a me mi sembra proprio una presa in giro. Grazie. Altri interventi? Che si potrebbe tenere conto. Non ci sono credo altri interventi, quindi dichiarazioni di voto. Gamba, lo vuole fare, no? Pensavo alzasse la mano. Oramai sì, si è sicuramente il mio luogo. Il primo che guarda. No, vabbè, per le considerazioni che facevo prima, dico, il nostro voto su queste tariffe sarà contrario, sia per il discorso del, anche di non aver potuto vedere una proposta di piano finanziario finale, no? Dico, qui ho quello che avevo preso in commissione, sul quale l'assessore mi diceva che era ancora in elaborazione, e soprattutto per il fatto che comunque non si è istituita assolutamente la consulta dei cittadini per i rifiuti e non si fanno così degli interventi per cercare di ridurre sia la parte del COVAR che anche la parte comunale che lì sopra vengono messi anche degli importi
che forse, anche se solo in percentuale, vengono già inseriti nel discorso della TASI per le coperture dei servizi. Altre dichiarazioni di voto? No. Quindi mettiamo in votazione. Quindi mettiamo in votazione, voti favorevoli. Favorevole alla delibera? Contrari? Sì, c'è immediata eseguibilità, quindi voti favorevoli all'immediata eseguibilità? Contrari? Astenuti? Quindi la delibera viene tassata ed è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 5 all'ordine del giorno, dal titolo Servizi e domanda individuale anno 2019, determinazione del tasso di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. Illustra la delibera sempre vice sindaco, grazie. Sì, grazie. Anche questa delibera è stata ovviamente discussa in commissione bilancio e riguarda l'approvazione delle percentuali del costo di gestione, dove per la norma il costo di gestione dei servizi a costo individuale deve essere coperto almeno per il 36% dal singolo che usufruisce del servizio. Con questa delibera si attesta appunto che la copertura dei costi a domanda individuale sul nostro comune è pari al 71,26%, che è la media dei vari servizi, che sono in particolare il servizio di refezione scolastica, il servizio mensa dipendenti comunali e il servizio funebri. Quindi con questi allegati e questa delibera si delibera appunto come delibera in funzione del bilancio 2019 il fatto che questa percentuale viene rispettata, quindi la copertura del costo complessivo per l'anno 2019 sarà pari al 71,26% e quindi coerente con la normativa in vigore. Spero di essere stato chiaro sui chiarimenti. Grazie. Grazie. Ci sono richieste di chiarimenti per l'assessore? No. Interventi? No. Ci sono interventi, dichiarazione di voto? No. Quindi, scusate, votiamo e metto in votazione, voti favorevoli alla delibera? Contrari? Astenuti? Uno. Ok. Quindi anche questa delibera viene approvata, non è immediatamente eseguibile. Non è da votare immediatamente eseguibile. Punto numero 6 all'ordine del giorno. Verifica delle quantità e qualità delle aree patrimoniali da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie, ai sensi delle leggi 167 del 62, 865 del 71, 457 del 78, da cedere in proprietà o in diritto di superficie. Lascio la parola all'assessore Mola. Grazie. Sì, grazie Presidente. Questa è la delibera appunto che facciamo tutti gli anni, di nuovo in funzione del bilancio, in cui la norma richiede che vengano dichiarate eventuali aree da destinare come cessione di proprietà o di diritto di superficie.
e secondo appunto l'attestazione del responsabile dell'edilizia privata, l'ufficio urbanistica, si prende atto che nel 2019 non sono previste aree fabbricate da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle norme sopra citate. Quindi appunto la deliberazione è in tal senso, dichiarando appunto che non si prevedono e non sono previste aree con questa destinazione. Grazie. Richieste di chiarimenti. Gamba, solo un secondo. Prego, Gamba. Ma leggo sulla proposta di delibera per il Consiglio che la Giunta già nel maggio del 2017, mi era sfuggito l'anno scorso col bilancio, aveva revocato alla società Sviluppo Investimenti Territorio l'incarico di soggetto attuatore del piano per gli insediamenti produttivi per quello che era previsto il raddoppio del VIP, no? Quindi praticamente si è abbandonato quel progetto di raddoppio del VIP, quindi le aree non sono state così, non erano state acquistate, adesso non so bene la procedura, perché erano aree private. E quindi erano state, non so se qualcuno può rispondere, ma se quelle aree erano state acquistate e se poi qui dice che praticamente ha revocato l'incarico come soggetto attuatore, quindi vuol dire che praticamente non vengono ceduti a quel soggetto attuatore, né in proprietà né in diritto di superficie. Quindi vorrei sapere a che punto è quel piano, se le aree adesso sono di proprietà del comune o di chi sono, o se questo soggetto doveva acquistarle direttamente dal privato. Non so se qualcuno è in grado di rispondere. Altre richieste di chiarimenti? No, prego, vice sindaco. Questa questione è già stata affrontata appunto nel Consiglio Comunale del 2014, dove era stato cambiato lo strumento urbanistico esecutivo, nel senso dal PIP si è passato a SUE, nel senso che è stato cambiato proprio lo strumento urbanistico per consentire anche a singoli proprietari di sviluppare eventuali iniziative a seguito di richieste. Sì, sì, giusto. E appunto la convenzione con la società è stata poi portata a termine, in quanto appunto la prima parte tra i loro che dovevano fare era quello di ricercare operatori economici interessati, quindi non c'era ancora neanche stata l'assegnazione e la cessione di proprietà dei lotti. I lotti continuano ad essere di proprietà dei proprietari originali ed è solo cambiato lo strumento urbanistico anche per consentire più flessibilità nell'eventuale sviluppo di attività commerciali su quell'area. Sì. Intervento. Nessuno. Dichiarazione di voto? Non ce ne sono, quindi possiamo mettere in votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Qui non c'è immediata eseguibilità, quindi la delibera è considerata approvata. Prossimo punto all'ordine del giorno, il numero 7. Il 7 che mi manca però, scusatemi. Basta quello, poi numero 7. Punto numero 7, esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021.
Lascio la parola al vice sindaco. Sì, grazie. Allora, la delibera rispecchia un po' la delibera relativa al piano finanziario del COVID, nel senso che anche questo è un bilancio tecnico, in quanto si è deciso come amministrazione di portarlo in approvazione entro la data del 31 dicembre per due motivi. Uno è che, come sapete, se il bilancio viene approvato entro il 31 dicembre si ha la possibilità di usufruire di alcuni vantaggi dal punto di vista fiscale e legati a alcuni limiti sia di spesa che di personale che lo Stato concede ai comuni che approvano con questa tempistica il bilancio. Quindi si è deciso di procedere con questa tempistica e per consentire anche agli uffici di avere uno strumento finanziario con cui portare avanti i vari investimenti, le varie spese, in modo da averlo approvato ed essere operativi all'inizio del 2019. Inoltre, appunto, è stato ovviamente redatto sulle basi delle regole vigenti nell'anno in corso. Qualora con la legge finanziaria venissero fatte delle modifiche, si tornerà a portare questo bilancio con eventuali modifiche che dovranno essere compilate. Quindi non sto a dire altro anche per ovvi motivi, e se ci sono chiarimenti comunque potete farli e cercheremo di rispondere anche con l'aiuto del responsabile finanziario. Grazie. Richiesta di chiarimenti. Non ci sono richieste di chiarimenti. Interventi. Gamba, prego. Certo che questa sera ci troviamo in una situazione a dir poco assurda. Noi dobbiamo far fronte a delle leggi nazionali che ci dicono che se non lo approviamo entro il 31-12, praticamente i cittadini di Piossasco vengono penalizzati. E senza sapere quelle che sono le regole sulle quali dobbiamo fare il bilancio. Cioè, noi siamo qui, contemporaneamente a noi che siamo qui, e a Roma stanno bisticciando sulla quella che viene chiamata manovra, che poi è la legge di bilancio per il prossimo triennio. E oltretutto in una situazione, forse la nostra è anche un po' più favorevole rispetto a quella nazionale, perché se non altro noi abbiamo avuto modo di poterlo vedere, perlomeno di aver visto i numeri nella commissione bilancio, no? Anche se non abbiamo potuto andare a fondo, tant'è vero che in quella riunione il sottoscritto aveva chiesto di avere un dettaglio che gentilmente c'erano state presentate solo due tabelle, una di entrata e una di uscita, a grossi titoli, senza nessun dettaglio. In quel frangente avevo chiesto di avere un dettaglio, perché sicuramente gli uffici avrebbero avuto un qualcosa di operativo, almeno per i capitoli, anche se poi non avremmo potuto leggere all'interno dei capitoli cosa poteva essere supportato con quelle cifre. E gentilmente, anche se non c'è, lo ringrazio, l'assessore al bilancio, che nei giorni successivi ci ha fatto avere il dettaglio sia delle entrate che delle uscite. E noi andiamo questa sera ad approvare o meno un bilancio secondo le regole vecchie. Anche l'ANCI in questi momenti di festività e soprattutto per il fatto che molte cose si sono conosciute col maxi emendamento presentato in Senato, tribolato l'altra settimana, e questa sera la Camera va ad approvare delle norme su una legge di bilancio che aveva già approvato una volta e adesso andrà a rifare il lavoro. Cioè, per questo dicevo,
è un assurdo, no? Noi anche stiamo approvando un bilancio, forse non ci sono dei grossi stravolgimenti, se non quello che sicuramente, almeno spero, e sicuramente questa amministrazione non adotterà, che è quella dell'aumento delle tariffe, come abbiamo già detto prima, di IMU, di TASI e delle altre tariffe, perché alla vigilia di un'elezione, dico, penso che riesca a fare quadrare un bilancio, anche perché poi al massimo spende tutto nel primo semestre, indipendentemente dalla parte politica che dovrebbe amministrare, poi nel secondo semestre si potrà trovare ben poco da friggere, no? Ecco. Ci sarebbero molte cose da dire, sia sul discorso delle entrate, una per tutte, dico, dove il fondo di solidarietà comunale è stato grossomodo mantenuto, quello consuntivo del 2018, 50.000 in meno, però su quasi 2 milioni di euro, 50.000 sono noccioline, e voglio sperare che almeno con questa manovra finanziaria che qualcuno starà approvando questa sera non ci siano dei tagli, anche se in effetti ho sentito delle dichiarazioni da parte del sindaco di Torino, che quindi non è contrario al governo, all'attuale governo, che dice che il comune di Torino ci rimetterà 20 milioni, non so con una dichiarazione così che ho letto in giro, dico, spero che il comune di Piossasco non sia penalizzato, perlomeno non sia penalizzato e non abbia invece, cioè, spero che ce l'abbia, ma quella quota dei 563 milioni che doveva scattare nell'anno nuovo e che invece non è stata messa a bilancio romano, quindi dove una delle cose su cui l'ANCI si sta lamentando. Non so se il nostro comune era tra quelli che avrebbero avuto più trasferimenti dallo Stato, spero che almeno non siamo penalizzati su quel fondo perequativo, che sono i trasferimenti dallo Stato, che grosso modo andavano in primis a coprire quella che era l'IMU sulle prime case, e con ulteriori trasferimenti che però il nostro comune non ha mai visto, quindi non so come saranno le comunicazioni prossime dei trasferimenti da parte dello Stato. Ci sono altri contributi di carattere regionale, provinciale, che non sono stati inseriti nel bilancio 2019-2021, mentre invece ci sono stati a consuntivi 2018, e anche qui spero che regione o provincia, città metropolitana, non abbia effettivamente a penalizzarci rispetto all'anno passato. Per quanto riguarda la parte delle entrate, c'è tutta una serie di cifre che grosso modo corrispondono a quelli degli anni precedenti, bisognerebbe poi vedere nella gestione pratica del bilancio quali sono gli interventi che l'amministrazione intende fare. Anche qui mi ero ripromesso di andare a vedere come erano stati spesi i soldi nel 2018, e però non l'ho potuto fare tecnicamente perché praticamente non potevamo entrare in quello che erano i dettagli del bilancio con le procedure che c'erano state messe a disposizione. È vero che la segreteria l'ultimo mese mi aveva detto che potevamo di nuovo entrare, ma alla fine io non... è un lavoro immane, no? Andare a fare quello della ragioneria, quindi non ce l'ho fatta, e quindi lo vedremo a livello poi di consultivo ad aprile, quando andremo ad approvarlo, quali sono i capitoli dove potremo essere d'accordo o meno sui valori. Ecco, quindi
non ho altre considerazioni da fare se non quella che, visto che in commissione bilancio si era detto che si sarebbe poi modificato, si sarebbe poi agito con le variazioni qualora ci fossero state dei cambiamenti rispetto alla legge di bilancio statale, dico, spero che l'amministrazione poi ci voglia fare partecipe in commissione, non solo qualche giorno prima poi di approvare la variazione in consiglio comunale, ma che effettivamente si possa poi andare a discutere nei dettagli. Altri interventi, Andrei? Grazie Presidente. Volevo ringraziare il consigliere Gamba perché le considerazioni che ha fatto mi ritrovano particolarmente d'accordo su questa situazione paradossale al limite del kafkiano in cui ci troviamo ad approvare un bilancio di previsione senza sapere quello che sarà poi nel concreto in realtà le regole di bilancio da applicare dal 1 di gennaio. Non mi sto a dilungare su questa situazione in cui si vota, una Camera rivota un bilancio votato 20 giorni fa, non so neanche 15 giorni fa, comunque questo è quanto passa il convento in questo momento, speriamo in tempi migliori e soprattutto, come si augurava il consigliere Gamba, che poi alla fin fine in qualche maniera quella serie di contributi degli enti locali o eventuali tagli che si ripromette il governo centrale non vadano poi a ricadere sui bilanci degli enti locali che come il nostro in questi anni sono stati virtuosi e hanno non solo riusciti a ad assestare il proprio bilancio, a ridurre e azzerare i propri debiti, ma su questo mi permetto di puntualizzare il fatto di non aumentare le tariffe non è una cosa dovuta al fatto che il prossimo anno si vota, perché è dall'inizio della legislatura che questa amministrazione non ha toccato le tariffe a parte il famoso 01 per 1000 però c'erano anche altre possibilità, non siamo al massimo dell'IVO, avremmo potuto farlo, abbiamo deciso di non farlo, non abbiamo toccato altre cose, quindi ribadisco, cioè, non è uno spot elettorale in funzione delle cose di maggio, ma semmai è una linea che coerentemente questa amministrazione ha mantenuto dall'inizio della legislatura. Grazie. Grazie Andreis. Altri interventi? Dichiarazione di voto? Prego. Ne approfitto anche della dichiarazione di voto per aggiungere una cosa che mi sono dimenticato nell'intervento precedente, che è quello che riguarda la questione investimenti, perché in effetti una delle cose buone invece che il governo attuale ha messo è da riconoscere che si possa praticamente spendere tutto quanto l'avanzo di amministrazione degli anni precedenti e per questi no, gli anni precedenti, ok, non so quanto siete riusciti a fare entro dicembre e poi però con il prossimo anno non ci dovrebbero essere dei vincoli particolari invece sulla possibilità di spesa di quanto è stanziato a bilancio. Questo, quindi, gli investimenti che abbiamo discusso sul DUP e così via, dico, almeno è una parte buona, che chiaramente invece questa andrà a favore di questa amministrazione, perché
potrà, dopo 4 anni dove si è fatto, non diciamo niente, ma molto poco, si potranno fare i fuochi d'artificio finali e far vedere che Piossasco diventerà un cantiere. Cito uno per tutti, una promessa che era quel famoso parcheggio all'angolo di via Pinerolo, via Trieste, che è 2 primavere forse, o solo una, che si dice che, andrebbe, che sarebbe stato fatto per sopperire alla mancanza di parcheggio da quando abbiamo messo, avete messo l'asilo chiudendo la Cobetti, ma era stato detto che partiva questa primavera passata. Ho visto invece che c'è la delibera nei giorni scorsi di assegnazione alla ditta, una ditta di Milano, del lavoro. Vabbè, comunque, ecco, questo non so se poi dipende dalla CUC, la centrale unica di committenza, dove anche lì mi pare che non abbiamo fatto una grossa bella scelta andandoci a consociare con Pinerolo, anche se poi non è stata fatta marcia indietro dopo il primo anno di prova, e comunque diciamo che sulla parte investimenti almeno ci sarà la possibilità di muoversi per il bene comunque della città. In ogni caso, dico, essendo un bilancio che a nostro avviso è stato fatto così per non andare incontro alle penalizzazioni previste dalla legge, quindi, come anche aveva detto il vice sindaco prima, è un discorso abbastanza tecnico, visto che noi non vogliamo andare all'esercizio provvisorio e quindi costringere l'amministrazione ad operare con i 12esimi per il prossimo anno, non per niente siamo qui questa sera, mentre invece avremmo potuto essere in vacanza, no? Il nostro voto sarà comunque di astensione. Altra dichiarazione di voto, Ventura? Sì, grazie Presidente. Ma, intanto ringrazio il collega perché ci dà sempre l'occasione di poter puntualizzare alcuni aspetti. No, soltanto per essere coerenti e ribadire soltanto che questo avanzo di amministrazione che si è sbloccato a ottobre non è per meriti del governo, ma è perché c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che permette praticamente l'utilizzo di questo avanzo. E meno male che c'è questo avanzo, ma importante è però come si spendono questi soldi, perché spendere quei soldi che c'è in avanzo, siamo capaci tutti, no? Cercare di spenderli bene. E noi speriamo che questo avvenga, le premesse ci sono. Per quanto riguarda invece il parcheggio all'angolo di via Trento, via Pinerolo, non è stato finanziato con un avanzo di amministrazione, ma è stato finanziato con investimenti dei bilanci precedenti, per cui mi sembrava corretto precisare fare queste 2 precisazioni, e colgo l'occasione invece per dichiarare il nostro voto favorevole. Altre dichiarazioni di voto? La Fratta? Mi fa piacere che questa amministrazione non abbia aumentato sostanzialmente molto le tasse, ma questo credo che ai cittadini interessi relativamente, perché le tasse comunque sono e restano piuttosto alte. Credo che ai cittadini non basti questo. L'impressione che ho sempre avuto io, perlomeno leggendo quel poco di bilancio che ho avuto modo di esaminare, è che questa amministrazione non abbia mai fatto alcuno sforzo per abbassare le tasse. Per queste ragioni il nostro voto sarà contrario. Grazie, non credo ci sia un'altra dichiarazione di voto, quindi voti favorevoli al bilancio di previsione. Contrari? Astenuti? Dobbiamo dare immediata eseguibilità, quindi voti favorevoli all'immediata eseguibilità.
Contrari? Astenuti? Quindi il bilancio di previsione viene approvato ed è immediatamente eseguibile. Al punto numero 8, all'ordine del giorno, abbiamo la ratifica deliberazione giunta comunale numero 173 del 28 novembre 2018, avente ad oggetto variazione di bilancio 2018-2020 numero 8, assunta con i poteri del Consiglio. Lascio la parola all'assessore Palazzo. Buonasera. Prendo la parola, questa qui è una delibera che prende e consegna 50.000 euro che sono stati dati dalla regione per il dissesto idrogeologico, avvenuto nel 2016, se non ricordo male. Parli vicino al... Nel 2016, su questi 50.000 euro sono stati messi con delibera giunta nel bilancio e per sistemazione strade e quant'altro. Via Gorizia era la zona su cui si è stato preso il finanziamento da parte della regione. Richieste di chiarimenti per l'assessore? La Fratta, prego. Non ho capito, perdone. Quindi questi 50.000 euro sono stati destinati a una sola via? Rispondo? Se vuole ti do altri chiarimenti, no. Altri chiarimenti? Gamba? O vuole rispondere una per volta? No. No, ma grosso modo è la stessa cosa. Cioè comunque si tratta di 50.000 euro dalla regione riconosciuti al comune, non ai privati. No. Quindi non è una partita di giro, è solo il comune che poi li usa per gli interventi da aggiungersi a tutto l'altro assetto idrogeologico. Esatto, ha chiarito perfettamente meglio di me il consigliere Gamba. Abbiamo ricevuto questi 50.000 euro per via Gorizia e sono stati messi nel bilancio per sistemazione delle strade nel nostro bilancio. Comunque la fotografia è esatta come l'esposta il consigliere Gamba. Scusate, ma mi ha colto il preparato anche perché non dovevo rispondere a questa cosa qui. No. Capisco la difficoltà e non voglio. No, solo se ti ricordi, visto che c'erano due tipologie di schede, no? Una quella dei privati da mandare in regione e l'altra anche per l'ente pubblico. Non so se ti ricordi quanto fosse eventualmente la scheda di richiesta fatta dal comune. Se non ti ricordi lo vedremo poi, insomma. Non sono in questo momento in grado di rispondere con esattezza. C'era... No, se la dottoressa Rivetto ha delle informazioni superiori, se Noi, noi abbiamo in bilancio circa 170.000 euro e la parte che ci ha dato la regione ci ha dato i 50.000 euro, noi dobbiamo integrare con un'altra, con una cifra. No, io ti devo la richiesta fatta da noi alla regione, non quello che abbiamo messo. No, quello no. Non ricordo, anche perché l'intervento credo che loro ci abbiano finanziato quello che era stato chiesto. Questo intervento di 180.000 euro è più un'opera più complessa che rientra nel quadro delle varie sistemazioni dal punto di vista di salvaguardia del rischio idrogeologico sul territorio statale. È più complessa l'opera di cui sta parlando la dottoressa Rivetto rispetto a quella che era la richiesta del danno ricevuto nella scorsa alluvione. Interventi? No? Dichiarazione di voto? No? Quindi
Mettiamo in votazione. Voti favorevoli alla ratifica del... favorevoli? Contrari? Astenuti? Dobbiamo anche dare immediata eseguibilità, quindi la mettiamo in votazione. Voti favorevoli all'immediata eseguibilità? Contrari? Astenuti? Una. Quindi la delibera è approvata e immediatamente eseguibile. Al punto numero 9 dell'ordine del giorno abbiamo la revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi del decreto legislativo 19/8/2016 numero 175. La parola a Mola, prego. Sì, grazie. Veramente questa delibera riguarda un adempimento che deve essere svolto dal Comune riguardo alle partecipazioni societarie che per il nostro Comune sono costituite unicamente da SMART, che però deve essere a questo punto esclusa da questo tipo di revisione delle partecipazioni societarie in quanto esclusa in quanto nel medesimo decreto adottato precedentemente la SMART ha provveduto a emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni quelli dei mercati regolamentari. Di conseguenza, chiedo conferma al Presidente, viene esclusa. Ok, sì, appunto, viene esclusa SMART come società di revisione, ma dobbiamo comunque fare l'adempimento anche se è negativo, in quanto appunto a questo punto non risultano società da razionalizzare. Grazie. Gamba, prego. Siamo chiarimenti, Sì, come chiarimento a questo punto mi rivolgo alla dottoressa Rivetto. Quindi questa, no, ma non per niente, perché capisco che cioè, quindi questo non fa più parte delle partecipazioni che devono essere consolidate? No, è che noi con questo atto e una serie di atti con cui noi poi andiamo a mandare le delibere in Corte dei Conti al MEF. Sempre per il processo di razionalizzazione delle società partecipate, in cui bisogna indicare le azioni di razionalizzazione, quindi di dismissione se non c'è più un'istituzione, eccetera, eccetera, che tutti gli enti devono fare. A noi però di società ai fini di questa razionalizzazione c'è rimasta solo SMART, che di per sé non è soggetta a razionalizzazione perché non ha più azioni, non vende azioni sul mercato, eccetera. Quindi noi ne prendiamo atto come mero adempimento, ma come comune non abbiamo niente, lo manderemo al MEF in Corte dei Conti. Qui è per il bilancio consolidato, non è quello delle partecipazioni. Interventi? No. Dichiarazione di voto? No? Quindi mettiamo in votazione la delibera. Voti favorevoli alla delibera? Contrari? Astenuti? Nessuno? Dobbiamo rendere la delibera immediatamente eseguibile, quindi voti favorevoli all'immediata eseguibilità? Contrari? Astenuti? Nessuno? Quindi la delibera è approvata ed è immediatamente eseguibile. Punto successivo all'ordine del giorno numero 10, presa d'atto della sentenza del TAR Piemonte numero 506 del 9 maggio 2018, annullamento del regolamento comunale su canne concessorio non ricognitorio. La parola al vice sindaco, grazie. Sì, grazie Presidente. Dunque, questa delibera riguarda appunto il canone concessorio non ricognitorio che era stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera 37 del 3 luglio 2013 e riguardava grosso modo il pagamento
patrimoniale del canone riferita all'occupazione di suolo, sottosuolo, soprassuolo, indipendentemente dall'occupazione del suolo pubblico. C'è stato poi un ricorso avvenuto da un soggetto che ha vinto, in quanto il TAR ha dichiarato di fatto la non applicabilità di questo canone, e a quel punto si è deciso di procedere con questa delibera in modo da annullare il regolamento comunale, dato che appunto c'è stato questo ricorso in cui il TAR ha espresso questa sentenza. Quindi si prende atto della sentenza del 9 maggio 2018 e conseguentemente si decide, si delibera di dichiarare annullato il regolamento di cui il canone concessore non riconoscitorio con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione. Grazie. Richieste e chiarimenti? Gamba? Qui c'è stata la richiesta di un soggetto che ha ricorso al TAR, quindi il TAR dice non potete chiedergli niente e quindi questo non pagherà più quella tariffa che avevamo messo. Adesso però qui nel deliberato si dice che viene annullato proprio il regolamento che noi avevamo approvato, in cui avevamo istituito il canone concessorio non riconitorio. Quindi praticamente a tutti i soggetti interessati non verrà più chiesto niente. È così? Sì, esatto. E questo a partire dalla sentenza del TAR, quindi dal 9 di maggio. Il regolamento viene annullato con questa delibera. Ah, con questa delibera. Quindi da oggi in avanti. Sì. Quindi chi ha dato. Passava no, così. No, mi sembrava di aver capito che qualcuno avesse pagato. Dunque, praticamente questo canone noi l'avevamo chiesto soprattutto ai gestori delle reti, poi la parte della telefonia era stata esclusa per legge dal pagamento di questo canone. Per quanto riguarda l'Italgas, noi avevamo già una convenzione con cui loro ci trasferivano una somma abbastanza esigua di 12.000 euro e tutto, però alla fine della fiera non gliel'abbiamo più chiesto per questo motivo, ci rimaneva l'Enel che ci ha fatto questo ricorso e che ha vinto, e quindi in sostanza, così come non è solo il nostro comune, ma praticamente opposto a tutti i comuni, questo canone non ricognitorio di fatto è che sarebbe per compensare il comune per la sottrazione dell'uso pubblico del bene. Di fatto, non è il suolo, proprio sì, è come un danno che viene causato perché te lo sottrae alla possibilità di uso, non è come una cosa, sì, è una natura diversa, però di fatto non viene più pagato, ma non veniva già pagato. Grazie, dottoressa. Altre richieste, chiarimenti? Bene, interventi? Dichiarazione di voto? Bene, mettiamo in votazione quindi, se non ci sono richieste di intervento e dichiarazione di voto, voti favorevoli alla delibera. Contrari? Astenuti? Qua non c'è immediata eseguibilità, quindi la delibera si ritiene approvata. Delibera numero 11, punto all'ordine del giorno numero 11, affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale, periodo 1 gennaio 2019, 31/12/2020, approvazione capitolato. Parola al vice sindaco, grazie. Sì, come già è stato illustrato nel titolo, quindi si rende necessario affidare in concessione i servizi di riscossione coattiva delle entrate comunali a un soggetto esterno, e quindi si procede con questa delibera ad approvare il capitolato necessario per procedere con la gara. Quindi si delibera
Uno, appunto, di affidare la gestione del servizio a un soggetto, e quindi di approvare il capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione e di dettare alcuni indirizzi in merito all'affidamento. A seguito di questa deliberazione del capitolato, quindi, gli uffici potranno procedere con la gara per trovare il soggetto adeguato. Questa è la delibera, grazie. Richieste, chiarimenti? Interventi? Interventi no? Dichiarazioni di voto? Quindi mettiamo in votazione la delibera. No, io guardo voi perché giustamente spesso volentieri interventi. Non è quello, però. Di solito mi chiedete più spesso la parola per quello. Allora, mettiamo in votazione, quindi voti favorevoli alla delibera, contrari, sì. Dobbiamo dare immediatabilità, quindi voti favorevoli all'immediata eseguibilità, contrari, astenuti. Quindi la delibera viene approvata ed è immediatamente eseguibile. Punto numero 12 all'ordine del giorno: definizione quota proventi per gli edifici del culto per l'anno 2019. Provvedimenti. Lascio la parola al Vice Sindaco. Sì, grazie Presidente. Come sapete, tutti gli anni, come prevede la legge regionale, è necessario definire la quota di proventi derivanti da una percentuale degli oneri da destinare agli edifici di culto, come appunto prevede la legge regionale 39 del 97. Solitamente la quota è stata abbastanza stabile in questi ultimi anni. Nell'anno in corso si è valutata la possibilità di aumentare questa quota, perché sappiamo tutti il periodo, diciamo, turbolento e critico che stanno attraversando alcuni degli edifici che rappresentano un valore storico, culturale e religioso per la nostra città, e di conseguenza la cifra che viene definita per il 2019 è pari a 20.000 euro. Che verranno destinati in parte alla parrocchia San Francesco d'Assisi e in parte alla parrocchia Santi Apostoli. Per essere più precisi di informarvi, le due richieste riguardano in particolare ovviamente la chiesa di San Francesco, che ha una situazione più critica anche da un punto di vista dell'ammontare economico dei lavori, e la quota che viene richiesta è destinata alla messa in sicurezza della facciata, anche per dare maggior decoro al sagrato, mentre la quota richiesta dalla parrocchia di Santi Apostoli riguarda la chiesa sulla cima del Monte San Giorgio, che anche lì è meno visibile, quindi magari non tutti sono informati, ma versa in condizioni di sicurezza molto critiche. Tra l'altro quest'ultima rappresenta un bene che è ritenuto da direi tutta la città nella sua importanza storica e anche simbolica, come simbolo importante all'interno del Parco del San Giorgio. Quindi queste sono le motivazioni che hanno fatto sì che si decidesse di portare la quota a come ho già detto, i 20.000 euro che prevede questa delibera. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Ci sono richieste di chiarimenti? No. Interventi? Gamba? Ma non sapevo se era un chiarimento o un intervento, ma è un consiglio. Se sono consigliere, se lo posso dare. Allora, per quanto riguarda la chiesa romanica in Punta San Giorgio, di vedere se c'è la possibilità, trattandosi di un edificio storico, cosa, se ci sono altre possibilità di contributi. Non so se belle arti o cose di questo genere, o su tutta la scala degli enti superiori al nostro,
dalla regione fino alla comunità europea. Avevamo già parlato in privato eventualmente dei contributi che ci possono essere da comunità europea all'interno dei parchi, sempre se inseriti in quel famoso discorso della rete 2000, sì, rete Natura 2000. Ecco, verificare queste possibilità, visto che altrimenti tocca sempre a noi, in poche parole, far fronte. Quindi, vabbè, ok, visto che andiamo ad aumentare comunque quella che è una percentuale, capendo le difficoltà, no? Sia dell'una che dell'altra parrocchia, specialmente della chiesa di San Francesco, ma di quella che è la percentuale sugli oneri di urbanizzazione secondaria, non indifferente rispetto a quel poco che oggi stiamo incassando. Altri interventi? La Fratta? La linea di principio, io sarei contraria a dare denari aggiuntivi, mi pare che l'anno scorso avessimo dato 16.000 euro, se non ricordo male. Però poi comprendo che sia un bene collettivo del nostro paese. Quello che non capisco se c'è stata una pianificazione o comunque monitoraggio degli interventi fatti, perché non si è ancora capito, ci sono sempre transenne e quant'altro, però non si riesce a capire se la San Francesco ad esempio è riuscita a arrivare a capo dei suoi danni, perché continua ad essere in effetti non terminata. Questo è il principio. Per il resto io comunque sono favorevole al mantenimento delle nostre chiese, quindi anche se non è giusto, perché già loro non pagano le tasse che dovrebbero, però voterò favorevolmente. Andreas? Grazie Presidente, ne approfitto non per fare un intervento sul merito di termine, ma magari per dare solo, visto un'informazione richiesta dal precedente intervento per quanto riguarda la chiesa di San Francesco, così può essere a disposizione di tutti. In questo momento sono stati fatti nell'ultimo anno e mezzo tutta una serie di monitoraggi, continua a essere transennata per i problemi di pericolosità sia della navata verso l'ala sia per il frontespizio, e in particolare dovranno avvenire a breve, a giorni, cioè nelle prossime settimane, dei carotaggi sia sul lato verso l'ala sia quello verso la comune, proprio per andare a ulteriormente implementare tutta l'analisi delle problematiche che ci sono legate, e poi al termine di questo ci auguriamo tutti di poter, che si possa avere un quadro più definito per determinare gli interventi specifici da fare. Purtroppo in questo momento non sono ancora cose chiare per questi motivi, quindi speriamo soprattutto che nei prossimi interventi di analisi permettano di identificare bene la problematica, e poi sapremo di che morte morire. Grazie. Altri interventi? Bene, quindi dichiarazione di voto? No? Quindi passiamo alla votazione. Voti favorevoli alla delibera? Contrari? Astenuti? Nessuno? Quindi non c'è immediata eseguibilità, quindi la delibera si ritiene approvata. Il penultimo punto all'ordine del giorno numero 13 ha il titolo Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. Approvazione modifiche. Lascio la parola al vice sindaco. Grazie, allora queste ultime due delibere fanno entrambe riferimento a una modifica che è stata fatta riguardo la gestione dei locali siti nel complesso del Mulino, in particolare la sala Onda. In quanto, come
sapete, c'è stata una proroga nell'affidamento in concessione del mulino e nel rapporto tra il gestore e il comune è stato concordato il fatto che la sala onda venisse gestita, tornasse a essere gestita direttamente dal comune, quindi uscisse dalla concessione con il gestore. A seguito di questo passaggio è necessario quindi modificare questi ultimi due regolamenti, in quanto la sala onda a questo punto viene inserita tra le sale civiche utili alla celebrazione dei matrimoni civili, e quindi semplicemente all'articolo 4 del regolamento della celebrazione sui matrimoni civili viene inserito un punto di nei locali in cui appunto viene posta sala onda, che risulterà quindi importante, utile sia per le dimensioni che per il facile accesso, dato che può essere opportuna per alcuni tipi di matrimoni, quindi si è deciso di procedere in tal senso. In questo modo diventano 4 le sale civiche in cui possono essere celebrati i matrimoni, in quanto ci sarà la sala giunta, la sala cerimonie, la sala di rappresentanza sita nel castello feudale di Nove Merli e la sala onda di cui ho parlato. Grazie. Grazie, assessore. Richieste di chiarimenti? Interventi? Non ce ne sono. Dichiarazione di voto? Nemmeno la dichiarazione di voto. Mettiamo in votazione la delibera. Voti favorevoli alla delibera? Contrari? Astenuti? Una. Non c'è immediata eseguibilità, quindi la delibera è considerata approvata. Ultimo punto all'ordine del giorno, con oggetto modifica regolamento utilizzo locali e attrezzature comunali. La parola passa al vice sindaco. Sì, grazie, ho già illustrato precedentemente questo passaggio che è avvenuto. Questa modifica fa riferimento invece al regolamento che era stato approvato in questo consiglio comunale il 20 dicembre 2017, relativo all'utilizzo dei locali e le attrezzature comunali, al fine di disciplinare e uniformare l'utilizzo di sale, spazi e attrezzature di proprietà del comune nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche di sicurezza e di prevenzione di incendi. Quindi con questa delibera si ritiene di inserire nel suddetto regolamento all'articolo 2, aggiungendo l'ultimo capoverso nell'elenco degli spazi comunali, la sala onda con capienza massima a 52 persone, e l'articolo 6 aggiungere l'ultimo capoverso di nuovo sala onda nell'elenco. L'articolo 6 si riferisce alle sale a disposizione presso il mulino. Quindi con questo regolamento i cittadini potranno accedere tramite lo sportello polivalente direttamente alla richiesta di questa sala a disposizione insieme alle altre elencate. Grazie. Richieste di chiarimenti? Non ce ne sono. Interventi? Non ce ne sono. Dichiarazione di voto? Nessuna. Quindi passiamo alla votazione. Voti favorevoli alla delibera? Contrari? Astenuti? Non c'è immediata eseguibilità, quindi la delibera si ritiene approvata. Questo punto all'ordine del giorno. Abbiamo finito questo consiglio comunale per il 2018, quindi avremo ancora qualcuno nel 2019. Auguro a tutti voi e tutti i cittadini, i pochi cittadini che sono qui presenti e che ringrazio per aver assistito fino a questo momento, e ai cittadini a casa, un buon 2019.
Grazie e auguri a tutti.